purtroppo lo sappiamo che i politici, bene o male, mangiano un po' tutti. Si mostra sereno e ribadisce la sua innocenza. Franco Fiorito da oggi in carcere. L'ex tesoriere del PDL Franco Fiorito si contesta di aver intascato oltre 1 milione di euro. Non l'ho visto più io. La mia casa non esce proprio. Non si vede in giro, quindi non sappiamo nemmeno dov'è. Nel 2012, scandalo Fiorito, lo conoscevano in tutto il mondo. Io so che la cosa è venuta a galla, perlomeno a quello che si dice qua in giro, da un suo acquisto presso un orefice qua, un acquisto di un certo livello. Ed è proprio con i soldi pubblici che Fiorito avrebbe acquistato la caldaia per scaldarsi e la jeep per affrontare la neve, ma anche la villa al Circeo da 800.000 euro. Nel paese però lo ricordano così. Conoscete Franco Fiorito? Ancora non c'è, ancora esiste. Di che cosa era stato accusato 5 anni fa? Ha preso dei soldi, ha fatto delle cose che poi glielo permettevano. Ammazzato. Chi ne sapeva che ha rubato? Però adesso è diventato bravo. Gli altri che hanno rubato non ci hanno fatto niente. E lui è stato imbrigato, vedi? E noi siamo convinti che Franco Fiorito sia vittima del proprio destino. Lui è nato nella casa di fronte alla casa dove nacque Colla di Rienzo. A 50 metri, meno di 100, è nato Bonifacio VIII. Quindi praticamente la storia del mondo è vissuta in quel triangolo. Come era chiamato lui? Ma Franco, qualcuno Francone per la stazza, per la mole, ma Batman così è stato nominato poi, sinceramente adesso sì, lo diciamo pure noi scherzando, Batman. Grazie a Fiorito è venuto fuori questa cosa, nel male è venuto un bene per la regione che è venuto fuori, che c'erano delle spese eccessive, un po' tutti, era un modo di essere. È stato, io sinceramente non lo so, perché io non l'ho neanche conosciuto. Non ho frequentato la vita politica di anni e sono sindaco dal 2014, provenendo già dalla società civile, quindi non ho incontrato politicamente Franco Fiorito. Cosa faccio? Non glielo so dire. Franco Fiorito è stato il miglior sindaco che è stato ad Anagni. È stato accusato di peculato, no? Ma tanto sono tutti così i politici. È stato accusato degli imbrogli con la Polverini, con tutti questi, e qualcuno poi doveva pagare, ha pagato il signor Franco Fiorito. È stato accusato ingiustamente. Per me è un grande Franco Fiorito, per me, e se si rimette in mezzo alle elezioni il primo voto è il mio. Ha deciso di lasciare la politica o continuerà a praticare? Non rilascio nessuna dichiarazione, la politica l'ho lasciata già da tempo, quindi non è nemmeno in questione la domanda.